Capito Latina Calcio a 5 vuole invertire la rotta, vuole dimostrare di aver riflettuto in questa sosta di 3 settimane sugli errori commessi. Vuole tornare a veleggiare verso l'alta classifica. Per farlo dovrà battere però il Foggia, che ha un punto in meno in grado giocatore attorno. Intanto Bidinotti che termina a terra rovinosamente. Sulla sinistra la conclusione da parte di attenzione intanto che c'è Grumice che può tentare la conclusione in porta. Prova Grumice direttamente sulla barriera, azione però che continua a favore De Foggia, tiro che è stato parato da Chinchio. Da Giampiero De Renzi, spesso in posizione da ultimo. Intanto Maina prova il destro e si salta con un volo davvero fantastico il portiere del Foggia. Vantaggio del più Latina, serve un'invenzione personale, un'accelerazione in questo caso ci prova Avellino. Avellino ha tentato con il destro, ancora parata, attenzione contropiede per il Foggia. Pallone sul secondo palo e fallisce una clamorosa, colossale opportunità Bidinotti su questo assist. Tutto di una partita molto tattica. Finisce dunque così il primo tempo 0-0 fra Latina Calcio a 5 e Foggia. È successo poco nella prima frazione con il Latina che ha avuto due clamorose possibilità. Sì, io non ricordo a memoria da quanto tempo Chinchio non subisca un tiro in porta. Adesso Maina, che lampo, si gira bene su se stesso. Attenzione, situazione di 3 contro 1, c'è Maina sulla fascia destra, Maina sbaglia e poi arriva a ribadire in rete. Arriva il gol da parte di Bacoli che riesce a segnare il gol dell'1-0, importantissimo. Perde il pallone Maina, Lacetti se ne va, attenzione palla dentro e c'è ancora una volta il miracolo da parte di Chinchio. Pallone giocato direttamente per il portiere che prova incredibilmente questa conclusione, bravissimo Chinchio. Manca proprio un pivot, un terminale offensivo a questa squadra, tanti buoni giocatori soprattutto la fase difensiva. Ci abbiamo pensato noi purtroppo, ci abbiamo pensato noi con Avellino che ha deviato in fondo al sacco, la palla messa dentro da Bidinotti. Vediamo Maina che può provare il suo sinistro, sceglie la soluzione per Lara che finalmente si sblocca e segna il gol del 2-1 per la Rapidola di Calcio a 5. Maggio. Attenzione Stazzone, se ne va Stazzone, rimane in piedi Stazzone, il suo destro e chiusura da parte di De Melo che esulta come se avesse segnato Maina e viene neutralizzata questa opportunità dal portiere De Melo. Vediamo Maina, parte Maina e ancora una volta si frappone il portiere del Foggia, poi cade, perde il pallone, lo recupera Avellino, dentro per Bacoli, Maina e poi sbaglia Maina, una colossale pantagruelica occasione da gol, Lucas Maina non trova la porta. Per chiudere questa partita qui, far girare la palla, far uscire il Foggia dalla propria area, c'è il grandissimo gol di Avellino sull'assist di Yuri Bacoli, il Latina la chiude qui. Manca poco, Latina alla porta a casa una vittoria fondamentale. Vince dunque il Latina questa delicata sfida, questa sesta giornata di campionato. Il Latina dunque si impone per 3-1 sul Foggia. Questa vittoria consente alla squadra di mister Angelini di guadagnare 3 punti importantissimi, di salire dunque a quota 10 punti, di riassaporare dunque le zone alte della classifica, di rimettersi in marcia dopo le 2 sconfitte consecutive. Rimane invece ferma a quota 6 il Foggia che dunque incassa la 4ª sconfitta stagionale in 6 giornate di campionato.